È un sindaco che vi parla, un sindaco della Lega, un sindaco di un piccolo comune, Concamarise, in provincia di Verona, un sindaco del territorio della Bassa Veronese, un semplice amministratore che, come molti altri, fra mille difficoltà ha dovuto usare ogni energia a propria disposizione per onorare la propria comunità, guadagnandosi il titolo di tuttofare. Non sono il solo a fare questo. Ogni giorno moltissimi sindaci sono obbligati a farlo, condividendo con i propri concittadini momenti di difficoltà e gioie. Sono qui a ricoprire il ruolo di parlamentare non per fregiarmi di un titolo, non per dettare una mia linea politica o quella del partito di cui faccio parte, ma per portare in questa istituzione, nel Senato della Repubblica, la voce e le opinioni politiche della gente dei territori. Gente in questi anni privata della speranza di un futuro migliore, della fiducia verso la classe politica, svilite da imposizioni le comunità arrivate dall'altro, soprattutto con continui arrivi dei cosiddetti richiedenti asilo, spesso su territori attanagliati dalla crisi, dove l'impresa economica dell'accoglienza diventava il simbolo della nazione che periva. Un business economico perpetrato ai danni degli italiani in difficoltà, per di più con la beffa di sentirsi ripetere che la diminuzione del flusso migratorio avrebbe avuto l'effetto di incrementare il debito, che la futura manodopera derivante dagli sbarchi risultasse indispensabile per una forte necessità di lavoratori giovani che paghino i contributi. Ma ora qualcosa è cambiato. Per chi i territori li vive, come noi della Lega, non passa giorno in cui, incontrando tantissime persone, non si ricevano parole di incoraggiamento, consapevoli delle continue cannonate di una certa classe politico-economica. Persone che, come loro stesse affermano, sono tornate a sperare. Non mollate, mi raccomando, avete tutta la nostra fiducia e stima. Queste sono le loro parole. Riferisci a Salvini di non arretrare di un centimetro. Siamo tutti con lui. Persone toccate nel vivo, abusate nei risparmi bancari di una vita, da una scellerata classe politica economica, spietata e crudele. Noi della Lega siamo qui per mettere al centro gli italiani con questa manovra economico-finanziaria del buonsenso, che il governo ha calibrato con parametri prudenziali e non ottimistici, pur non nascondendo eventuali migliori risultati. Noi della Lega siamo qui per assumercene piena responsabilità. Il tempo dirà la sua. Come dei pazienti agricoltori stiamo seminando, lavorando con impegno, passione, coraggio. Insieme a questo governo, grazie al quale gli italiani che pazientemente stanno tendendo potranno in prossimo futuro raccoglierne i frutti. È in corso la rivoluzione del buonsenso. Con la Lega, con Salvini, Cristiano Zuliani del gruppo Lega Salvini Premier, Partito Sardo d'Azione. Grazie, senatore Zuliani. È iscritto a parlare il senatore Patriarca e ne ha facoltà. Grazie, signora Presidente.